dei valori della vita, nell'ambito dei valori della vita. Questo è un punto importante, no? Questo è un altro punto fondamentale. Ma la Sissi che numero ha di scarpe, Pippoli? Che numero ha di scarpe la Sissi, Pippoli? Pippoli, che numero ha di scarpe la Sissi? Se tanto mi dà tanto, siccome è alta un metro e niente, avrà il 22 di piede. Esatto, non possiamo farci andare bene ciò che non calza. Esatto, se io ho il 43-44, è inutile che metto le scarpe del 42, 36 Beticotici. Esatto, se io ad esempio ho il 36, per me proprio non ci sta niente, no? Io ho 43-44, è inutile che mi metto le scarpe del 42, mi fanno male, c'è poco da fare, ho i piedi, no? Non riesco a camminare, sento un dolore della Madonna. E quindi ragazzi, c'è poco da fare alla fine, dovete tenere presente questo. Non è che è giusto e sbagliato, il problema è che i valori sono divergenti, ma gli obiettivi di vita diversi, no? Gli obiettivi di vita futuri sono cruciali per la compatibilità. Se ci sono differenze significative riguardo a progetti, no? Desiderio meno di avere figli, desiderio meno di sposarsi, desiderio meno di convivenza, desiderio meno, che ne so, di viaggiare, desiderio meno di fare una cosa, desiderio meno di fare un'altra. Se le cose sono diverse, alla fine, come dire, si genera infelicità. Ma in questo caso, l'infelicità è sempre generata, cioè non è possibile, no? Eppure molte persone cercano, perché spesso capita che c'è tanta attrazione, c'è tanta passione, però uno vorrebbe magari costruire un focolare domestico, vorrebbe costruire una famiglia, l'altro magari non gli frega la minchia, e quindi alla fine le cose sono fondamentali. Esatto, alla lunga non funziona, brava, però, come dire, lo può capire, bisognerebbe capirlo non a 60 anni, bisognerebbe capirlo a 30 anni questo, no? Perché il problema qual è? Che se uno capisce a 60 anni, oramai le jeux sont faits, rien va plus. Se tu lo capisci a 30 anni, magari hai tutta la possibilità, ma purtroppo alcune persone non lo capiscono neanche a 60, qualcuno lo capisce a 60, qualcuno lo capisce prima, però da un certo punto in poi, le jeux sont faits, rien va plus. Beh, allora io rispondo, adesso le risponde Elena, ti ricordo Elena, per fare domande, per fare domande dovresti fare l'abbonamento o fare una donazione. Comunque, visto che è la prima volta che ti vedo, ti rispondo. Il compromesso non serve a nessuno dei due. Ti faccio subito l'esempio del compromesso. Se io voglio 6 e tu vuoi 9, 6 più 9 fa 15, il compromesso potrebbe essere 7,5, no? Adesso facciamo un esempio numerico. Ma il 7,5 non piace a me, non piace a te, quindi quando si fa un compromesso sono infelici in due, quindi il compromesso non funziona. Cioè, a meno che non ci siano piccole differenze, no? Cioè, se io voglio 6 e tu vuoi 7, diciamo, una roba vicina, vabbè, diciamo 6,5 più o meno, insomma, allora può anche andare bene. Ma quando le differenze sono sostanziali, il compromesso non serve a nessuno, rende due infelici. E molte persone infatti fanno compromessi e restano assieme, ma il compromesso in alcuni casi non c'è, comporta comunque infelicità. Quindi purtroppo, ma anche l'approccio alla vita, no? Gli atteggiamenti verso le situazioni quotidiane, la gestione, diciamo, della quotidianità. Uno vuole, che ne so, farsi le vacanze all'hotel 5 stelle, l'altro vuole starsene a casa. Uno vuole spendere soldi in cagate, l'altro non li vuole spendere. Faccio degli esempi, comunque. Alla fine, comunque, tutto questo genera degli attriti e quindi, come dire, lo stile di vita è diverso, le visioni della vita diverse, gli obiettivi di vita diversi. Cioè, le diversità. Sì, tanto l'abbonamento, Elena, costa 90 centesimi, non è una grande cifra l'abbonamento, dico Elena Ciardullo, l'abbonamento costa 99 centesimi, meno di un euro su questo canale, quindi non è una grande cifra, insomma.
Quindi comunque sia, è importante, no? Come dire, è importante.